Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. Oggi parleremo del pagamento anticipato delle pensioni di novembre 2020. Molti di voi, sotto i commenti nei video, hanno chiesto come sarebbe avvenuto il pagamento delle pensioni a novembre. Oggi abbiamo una risposta. Prima di visionare il video, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace sul video per supportare il canale. Proprio come negli scorsi mesi, il pagamento delle pensioni di novembre dovrebbe essere anticipato. La Protezione Civile poche ore fa ha comunicato: si è consentito a Poste Italiane SPA la gestione dell'accesso ai propri sportelli dei titolari del diritto alla riscossione delle predette prestazioni in modalità compatibili con le disposizioni in vigore, adottate allo scopo di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da Covid-19, salvaguardando i diritti dei titolari delle prestazioni medesime. Come abbiamo appreso ieri, il nuovo DPCM del 7 ottobre ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza per il Covid in Italia fino al 31 gennaio prossimo. È quindi logico dedurre che anche per il mese di novembre le pensioni dovrebbero essere accreditate in modo anticipato a tutti i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPost o di una PostePay Evolution, come è avvenuto fino ad ora negli scorsi mesi. Il calendario con le date in base all'iniziale del cognome non è stato ancora comunicato, ma molto probabilmente i pagamenti dovrebbero partire da lunedì 26 ottobre per continuare fino alla lettera Z il 31 ottobre. Inoltre anche i titolari di carta Postamat, carta libretto o PostePay Evolution potranno prelevare anticipatamente la pensione dagli sportelli ATM di Poste Italiane a partire dalla stessa data. Tutti coloro che invece ricevono l'accredito pensionistico direttamente sul conto corrente dovranno ancora una volta aspettare il primo giorno bancabile utile del mese, che in questo caso sarà il 2 novembre 2020. Per tutti i pensionati con un'età pari o maggiore a 75 anni, come nei precedenti mesi, è stata avviata una collaborazione tra le Poste Italiane e l'Arma dei Carabinieri. Infatti, i pensionati che non posseggono un libretto di risparmio o un conto postale o che non vivono insieme a un familiare potranno ricevere direttamente la pensione a casa dai carabinieri. Infine parliamo del cedolino del mese di novembre, che sarà maggiorato per gli invalidi. Questi ultimi troveranno nel cedolino gli arretrati maturati nei mesi precedenti che si sommeranno agli aumenti previsti di novembre. In ogni caso, gli anziani invalidi che vorranno verificare l'esatto importo del cedolino dovranno accedere al portale dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. E anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione e un saluto a tutti.